Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la rubrica Che teatro fa? Queste le previsioni meteo teatrali per l'estate 2019. Partiamo dal nord d'Italia, dove un anticiclone mitteleuropeo stazionerà fino al 12 luglio su Trieste, Muggia e Codroipo, grazie alla 26esima edizione del Festival Estivo del Litorale. Sono le 7:15 del 10 luglio 1984. Voglio raccontare alcune cose, le solite cose. Correnti transfrontaliere soffieranno su questa rassegna che, ponte di contatto tra culture diverse, promuove realtà teatrali dell'area balcanica internazionale. Se affonda una nave di migranti, piange tutta la nazione. Li stendiamo uno a uno sul sagrato della Chiesa. Le contiamo, le benediciamo, ci stupisce il numero. Ma se uno di loro ad un certo punto si alza perché non era morto, te in casa non ce lo vuoi. Nubi inquisitorie transiteranno invece dal 28 giugno al 13 luglio su Pergine Valsugana, generate dal 44esimo Pergine Festival, che si interroga su quali siano i mondi ai quali apparteniamo. Un alternarsi di sole creativo e nuvole multidisciplinari renderanno estremamente passionale l'atmosfera della rassegna, che da oltre 40 anni trae la sua linfa vitale dal luogo che la ospita, dialogando costantemente con la comunità e gli spazi del paesaggio urbano. Il barometro teatrale segna invece pressioni drammaturgiche in rialzo dal 5 al 14 luglio a Sant'Arcangelo di Romagna per la 49esima edizione del festival, che quest'anno ha per tema Slow and Gentle. È un augurio che nasce da un bisogno, è un invito agli spettatori del festival di attraversare questo progetto, preferibilmente col corpo e quindi live, con lentezza e in una maniera delicata e gentile. Un lento e delicato turbinio di performance innovative animerà tutta la comunità invitata ad entrare in relazione e a guardare il presente con gentilezza e senza fretta, per sperimentare nuove prospettive sul contemporaneo e inedite modalità di contatto. Sempre al nord, infine, un arcobaleno drammaturgico colorerà la città di Venezia, che dal 22 luglio al 5 agosto ospiterà il 47esimo Festival Internazionale del Teatro, diretto da Antonio Latella. Un caleidoscopio di temperature artistiche caratterizzerà questa edizione, che ruota attorno al tema delle drammaturgie, titolo volutamente lasciato al plurale, proprio perché nel XXI secolo sono tante e differenti le drammaturgie per la scena e per lo spettacolo dal vivo. Ci spostiamo al centro-nord dell'Italia, dove correnti artistiche itineranti interessano la città di Firenze. Il teatro di Rifredi, infatti, dall'8 al 31 luglio, riporta per le strade della città Walking Therapy, psicocamminata urbana tra Rifredi e Scandicci. Divertente format di teatro urbano per 50 spettatori alla volta. Per diventare più forti marciam, al diavolo di mostri marciam, in questa dolce prezza marciam. L'ortica ci accarezza, marciam, dritti sul sentiero, marciam. L'alta pressione creativa contagerà il pubblico, che munito di cuffie sarà guidato in un'assurda passeggiata teatrale per le vie della città, sperimentando e irridendo le moderne terapie bidone sulla conquista della felicità interiore. Stiamo proseguendo, capita di vedere qualcosa che ci spaventa. Ecco, noi non spaventiamoci, noi rimaniamo fermi, ci carichiamo delle cose belle che abbiamo visto, chiudiamo gli occhi e iniziamo a meditare. Tutti insieme il movimento di Lucas. Iniziamo a meditare. E questo ci dovrebbe rasserenare. Noi siamo un gruppo e stiamo insieme, saldati insieme. Tutta Scandicci forse ci guarda, ma a noi non interessa minimamente. Sempre in Toscana, ma a San Miniato, la piazza del Duomo, dal 20 al 24 luglio, sarà attraversata da ondate di calore mistico-performative, grazie alla 73esima festa del teatro organizzata dall'Istituto del Dramma Popolare.
passiamo al centro della nostra penisola, che sarà bersaglio di una certa instabilità meteo-teatrale. Dal 19 al 23 giugno, infatti, nel borgo di Polverigi ed Ancona prenderà vita l'edizione numero 41 di In Teatro Festival. Notevole maestrale coreutico alternato a un libeccio di teatro performativo accompagnerà gli spettatori di questa vetrina di danza italiana e compagnie internazionali. Si fa misericordiosamente soleggiato invece il clima teatrale ad Ascoli Piceno, che dal 19 al 23 giugno sarà gioiosamente invasa dalla decima edizione dei Teatri del Sacro. Mistiche ipertermie narrative caratterizzeranno l'atmosfera di questa avventura dello spirito, che si declina attraverso spettacoli legati al tema delle opere di misericordia. L'Umbria sarà interessata invece da raffiche di vento teatrale. Dal 28 giugno al 14 luglio, infatti, una prestigiosa brezza performativa, generata dal 62esimo Festival dei Due Mondi, soffierà sulla città di Spoleto. Grandi arti della scena, dall'opera alla musica, dalla danza al teatro, daranno vita a vibranti e poliedriche folate drammaturgiche che avvolgeranno lo storico luogo, da sempre vetrina d'eccellenza per grandi artisti e per giovani emergenti. Resta poeticamente ventosa la situazione meteo-teatrale anche a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, dove dal 19 al 27 luglio si segnalano provocatorie trombe d'aria artistiche durante la 17esima edizione del Kilowatt Festival. Partecipare è normale. L'invito all'azione, che caratterizza la rassegna 2019, pervaderà con correnti multidisciplinari e sperimentali il ricco programma di teatro, danza, musica e circo contemporaneo. Infine, nel sud d'Italia si segnala dal 22 al 30 giugno un'inversione termica drammaturgica sull'isola di Stromboli grazie alla festa di teatro Ecologico, intitolata quest'anno Paura e Desiderio. La cosa bella è che sei a stretto contatto con gli elementi. I viaggi nel buio fatti per mare, per terra, nello spazio, nella materia, nell'animo e nel cuore, illuminati solo dalla luna, senza corrente elettrica aggiunta, scateneranno un ciclone di meraviglia, riportando al centro della performance la naturale relazione fra artista, spettatore e ambiente. Quello che noi offriamo qua è invece la possibilità di rigustare di queste arti, perché ti accadono, ti capitano, passeggi e te le trovi. Sempre al sud, ma in Salento, dal 3 al 31 agosto, una fosa atmosfera teatrale caratterizzerà Ultimi Fuochi, festival ebdomadario di teatro e musica realizzato in luoghi immersi nella natura, che resteranno segreti e potranno essere raggiunti solo con apposite navette. Questa è Telemomo, una televisione, come potete vedere, assolutamente sperimentale, una televisione originale, una televisione all'avanguardia, una televisione interattiva. Buonasera. Una televisione interattiva, buonasera. Non è abituato a dirigere. Un'ancestrale foschia creativa metterà in contatto attori e spettatori con l'anima più autentica del Salento, offrendo un vero e proprio rito di condivisione della bellezza, illuminati solo dalla luce del tramonto. Provate a pensare al primo ricordo che vi viene in mente. E poi ditemi se non è banale. Queste le previsioni meteo-teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che è possibile restare informati sulla situazione temporale del teatro scaricando gratuitamente dal Play Store o dall'App Store del vostro smartphone l'app ufficiale di TV 2000, dove potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista e buona estate!